Buongiorno a tutti. In questo video volevo fare un discorso. Volevo parlare dell'ipocrisia di alcuni cristiani. Io ho dei vicini di casa, una vicina di casa in particolare, che si dichiara cristiana, però è un'ipocrita. Attacca briga per nulla. Sinceramente, per questo sono passata al crislam. E non so se passare direttamente all'islam, perché nel cristianesimo. Il cristianesimo vero e proprio, ho visto molta ipocrisia. Eppure Gesù è il messia dell'amore, il messia della pace. Come fanno a dichiararsi cristiani, cristiane, delle persone che si comportano in questo modo? Questo riferimento non è a un fratello che mi scrive sempre e che penso che sia sincero e devoto. Scusate, ho messo pure l'hijab al contrario. Mi sono stancata. Stancata delle facezie di questa terra, io credo di aver trovato la luce di Allah. Ieri a mare riflettevo e riflettevo sul versetto 24: Allah è la luce dei cieli e della terra, e su questa terra ha posto una grandissima luce che guida verso di lui, che è Gesù. Chi non la conosce, c'è la maggior parte dei cristiani, come questa vicina di casa ipocrita che ho, non faccio nomi. Non conosce Gesù, non conosce il suo messaggio d'amore, di perdono. Ama i tuoi nemici, ama il prossimo tuo come te stesso. Ho visto molti musulmani invece più devoti e sinceri di certi cristiani. Questo è un motivo sufficiente per capire che il cristianesimo, purtroppo non è ciò che si crede. Vi sono cristiani sinceri. Il fratello che mi scrive sempre è sincero. Anche Petrus è sincero, ma la maggior parte non lo sono. Io non voglio passare all'Islam. Io penso di aver trovato la risposta nel Crislam. La luce di Allah attraverso Gesù mi ha illuminato il cuore. Ho capito che nel mondo, qui in Occidente, c'è tanta ipocrisia. E naturalmente si è. Ipocrisia qua, poi si assiste ad attentati come quelli dell'ISIS, là c'è pure fanatismo, eccetera. L'unica strada giusta è attraverso Gesù che ci guida verso Dio. Quindi Allah è la luce dei cieli e della terra, è compassionevole e misericordioso e Gesù è una delle più grandi luci che ha posto su questa terra contro ogni ipocrisia. Quindi oggi vi invito contro l'ipocrisia di questa vicina di casa, recitare la prima sura. In nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso, la lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, il compassionevole e il misericordioso, Re del giorno del giudizio. Te ne adoriamo, a te chiediamo aiuto, guidaci sulla retta via, la via di coloro che colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira né degli sviati. Poi vorrei ricordare alla sura 24. Vicino a quei famosi versetti della luce che sono quelli che mi hanno colpito di più nel Corano, per colui cui Allah non ha dato la luce non c'è alcuna luce, ma per costoro il destino è la Geenna. Quindi preghiamo Dio, Allah, attraverso il suo Messia e parola di Dio Gesù Cristo, che guidi queste persone verso la luce, che dia loro la salvezza. Non mescoliamoci con gli ipocriti e miscredenti, perché loro erediteranno la Geenna nel giorno del giudizio. Quindi, mentre i credenti saranno compensati delle opere più belle e avranno aggiunta della grazia di Allah, che Dio, il compassionevole, il misericordioso, il suo Messia Gesù Cristo, abbiano pietà di noi.